Buongiorno, benvenuta. La stavamo aspettando. Lei è la vincitrice del concorso Principessa per un giorno. Ed oggi, quindi, la faremo sentire una vera principessa. Io sono Miss Kiki ed oggi sarò la sua assistente e sarò a sua disposizione per qualsiasi necessità. Come sa, questo è un resort ASMR. Quindi lei ha diritto ad un trattamento nella nostra spa di pulizia del viso, poi può scegliere di fare bagno turco o sauna e poi può usufruire della nostra piscina, una sessione di make-up, una sessione di parrucchiere, quindi di hairstyling, una manicure, una pedicure e poi la parte che mi riguarda che è quella dei vestiti, gioielli, oggetti che ho preparato appositamente per lei. Allora, conoscendo più o meno i suoi gusti, ho preparato una serie di vestiti da presentarle, sono abiti molto eleganti che potrà portare oggi o potrà portare in qualsiasi occasione futura a suo piacimento. Ho preparato anche delle fragranze, delle scarpe, degli oggetti, quindi dei piccoli bijou. Sperando che siano di suo gradimento, adesso inizierò a presentarglieli. Siccome questo è un resort ASMR, la condizione principale è che lei si rilassi, quindi prego si sieda, prenda posto. Intanto io inizio a presentarle gli abiti che ho scelto per lei. Allora, abbiamo un po' di tutto sul tono del viola, del nero, del verde. Inizio a presentare questo vestito che ha un colore abbastanza particolare, un pistacchio, ecco, mi allontano un attimo, con questa bellissima cinta dorata in vita e questo fondo beige. È un vestito dal taglio davvero grazioso, ha questa mezza manica che lo rende molto portabile con la cerniera dietro e davanti a questo particolare scollo che lo rende davvero un abito graziosissimo ed adatto sia per il giorno che per la sera, ma soprattutto per il giorno, per un pranzo o comunque anche per un'occasione informale. È un abito molto chic, quindi questo è il primo abito che le presento, molto molto grazioso. E poi le presenterò anche degli oggetti da abbinare, che sono un po' un passepartout. Allora, posiamo questo, passiamo al secondo abito, che è un abito un po' più sbarazzino e sexy. Eccolo qui, questo proviene direttamente da Londra, precisamente da Camden Town. Si presenta come una specie di baby doll, infatti può essere usato anche per la sera, per dormire. È rivestito di seta, ha questi bellissimi nesti in pizzo, questo bellissimo fiocco nero e poi ha un motivo turchese a pois con un fondo sempre di pizzo nero che lo rende un amore, penso. Davvero è graziosissimo. Ed è molto molto femminile. Portato addosso rimane morbido sulla vita, sul punto vita ed è davvero malizioso ma anche dolce e davvero sensuale. Un vestito di tutto rispetto sia per appunto magari essere portato con un coprispalle oppure semplicemente per dormire fa un piacevolissimo effetto. Ecco qui, sempre sui toni del verde e del nero, come mi ha detto, è uno dei suoi abbinamenti preferiti, vero? Benissimo. Allora, questo magari le può piacere. Appoggio subito. Passiamo quindi ad un altro abito. Questo stavolta è più scuro. È davvero davvero bello sui toni del blu, del viola, con uno scollo nella parte della schiena di forma ovale,
davanti a uno scollo tondo, motivo damascato, davvero prezioso, bello, con queste due strisce che poi vanno a formare un fiocco sia davanti che di dietro, e quindi rimane avvitato. È molto molto grazioso, fa il suo effetto, il fiocco può essere portato anche di lato, è abbastanza lungo, quindi può essere portato anche con delle ballerine oppure con una décolleté, ed è un vestito che calza benissimo su ogni tipo di figura, ma sicuramente a lei starà benissimo perché appunto lo può aggiustare sul punto vita di modo che rimanga un po' più stretto, un po' più sexy, anche se appunto è un abito abbastanza adatto anche per occasioni più formali. È un bellissimo abito. Le mostrerò anche delle scarpe da abbinare a questo abito, che sono quelle lì. Gliele mostro subito. C'è da dire che ho pensato a queste scarpe perché sono adatte un po' a tutti i vestiti. Sono delle semplici décolleté nere con un plateau di 1 centimetro o mezzo, diciamo un piccolo plateau, e questo tacco alto ma che comunque viene attutito dal plateau. Sono di velluto e hanno già un plantare interno con cuscinetti di silicone per, diciamo, permettere al piede di calzare bene. Queste scarpe sono davvero graziose e adatte a qualsiasi tipo di vestito. Questa è la sua misura, quindi se le vuole provare dopo le può tranquillamente provare. Nel caso in cui non volesse portare tacchi alti, abbiamo anche preparato lo stesso modello ma in formato ballerina. Quindi queste comunque sono eleganti, sofisticate, ma anche adatte a contesti un po' più informali, se portato con un vestito più lungo o con un pantalone magari. Ma in questo caso io ho preparato soltanto vestiti perché sapevo che era il suo, insomma la sua, il suo interesse principale. Adesso le presento invece una casacca molto molto graziosa che può essere portata sia con un pantalone che con una gonna, con un tubino nero, ed è questa trasparente, più lunga dietro e più corta davanti, che crea un bellissimo effetto di coda. Abbiamo quindi questo motivo scozzese a quadri, molto molto grazioso sui toni del bordeaux, del nero, e poi questa trasparenza di fiori che lo rende qualcosa di veramente bello, femminile, giovanile, molto molto bello. Questo è adattissimo ad essere portato assieme ad un jeans come quello che sta portando in questo momento, ma anche con un pantalone nero, con una, come ho detto, gonna a tubino, oppure con qualsiasi altro indumento che le possa sembrare adatto, anche qualcosa sui toni del marrone, oppure sul rosso bordeaux, perché no, un jeans bordeaux ci sta d'incanto. Eccolo qui. È molto bello l'effetto oversize, nel senso che vede anche su di me, addosso fa un effetto un po' morbido, che è ideale per questo tipo di trasparenze così sensuali, delicate, molto elegante, ma anche adatto appunto a essere portato tutti i giorni. Ok? Le presento adesso un altro abito, questa volta forse il più elegante. È totalmente nero, ma la trama è, diciamo, lavorata. Non so se, ecco, se vuole toccare. Ecco, io lo metto di qua. Sente? È molto, sì, è molto
lavorato in superficie e poi qui ha un dettaglio di pizzo che una volta indossato risulta molto evidente e davvero graziosissimo. E poi qui ci sono una serie di borchiette che lo rendono, insomma, uno scollo non scollo, adattissimo a situazioni, a cerimonie, anche a, perché no, a lauree, insomma, molto molto bello. Con una cerniera posteriore, la lunghezza, diciamo, è media, è un po' sotto al ginocchio. E queste si sposano perfettamente con le scarpe décolleté che le ho fatto vedere prima. Si può indossare anche con le ballerine, ma io lo consiglio di più con un paio di bellissime e alte décolleté. La gonna è ancora più preziosa perché è un po' stretto in vita, quindi si creano queste pieghe a livello della gonna che lo rendono proprio grazioso. Sbarazzino, femminile ma anche molto molto diciamo formale ed elegante, non è per niente appunto volgare o troppo scollato, troppo corto, non lascia vedere troppo, eppure anche la manica, questo taglio particolare lo rende davvero graziosissimo, io penso che questo le starà d'incanto. Ok, come dice, quello lì nero vuole sapere se c'è in verde? Guardi, non sono sicura. Credo che dovremmo averlo in, sì, in magazzino, però mi permette un secondo, faccio una chiamata e verifico, ok? Un secondo solo. Chiamata al volo. Ciao, sono io. Sì. Senti, ti volevo chiedere, per caso il vestito quello nero trapuntato con la cerniera dietro, sì. C'è per caso in color oliva? Ok, sì, aspetto. Sì. Va bene. Aspettiamo un attimo che sta controllando. Credo che dobbiamo sicuramente averlo. Sì, dimmi. Pompelmo. Anche oliva, ok. C'è anche tortora. Ah, tortora? Li prendo tutti e due. Ok, allora, me li mandi su tutti? Ok. Senti, mi puoi mandare su anche gli abiti quelli estivi? Perfetto, grazie mille, ciao gentilissimo, ciao ciao ciao. Ecco qua. Allora, ecco qui. Nel frattempo le sono andata a prendere, insomma, quest'abito che c'è anche, insomma, oliva, tortora, pompelmo, se vuole li può prendere tutti quanti. Però volevo anche mostrarle degli abiti più estivi. Visto che si sta avvicinando la bella stagione, ecco qui, le presento tre vestiti. Ve li faccio vedere così. Come vede è uno viola, uno nero ed uno grigio. Scusi per i cani del vicino, ma ci stanno davvero disturbando e facendo la vita impossibile da qualche mese. A volte lo fanno anche di notte oppure si mettono a ululare. Spaventosa, ci siamo anche lamentati, però non i vicini non ascoltano, noi non sappiamo che cosa fare. Comunque, spero che non le dia più di tanto fastidio. Allora, questo è un vestito davvero carino anche per il mare, per la piscina oppure per il giorno, diciamo. Ed è sui toni del grigio con dei fiori color pompelmo, sì, un rosé piuttosto che un rosso, un rosa, ed è un abito portabilissimo,
Davvero carino anche con un coprispalle, con uno scialle, con qualcosa di pizzo magari, perché appunto la trama, come può vedere, è di pizzo, foderata sotto di seta grigia. Poi il secondo vestito è invece sui toni del nero e del viola con una trasparenza viola, tutto di seta e di pizzo, purissima seta. È un vestito piuttosto corto, adatto alle serate d'estate, magari anche a una discoteca, a un pub all'aperto, insomma, è molto carino e ha queste balze di pizzo che sono un amore. Qui, è un pochino corto, però d'estate, insomma, si può permettere anche questo tipo insomma, di aderenze, di mostrare un po' di più. Che è anche la cosa più femminile, più graziosa. Questo è bellissimo e la stoffa è davvero pregiata, quindi credo proprio che le starà benissimo. E poi, infine, per andare sul viola, che so è uno dei suoi colori preferiti, abbiamo questo bellissimo vestito di seta che addosso cade una meraviglia perché ha questo praticamente top a tubino attillato a livello del seno che fascia e mantiene in maniera impeccabile, infatti anche elasticizzato dietro, quindi si adatta perfettamente alla figura senza però risultare troppo aderente, quindi troppo provocante, ecco. E poi questo, diciamo, un tubino che cade morbido e soprattutto alla fine perché ha questa, diciamo, questo bordo che lo fa cadere in maniera davvero femminile, incredibile e molto morbida. Quindi anche quando abbiamo magari un chiletto di troppo, questo fa proprio una silhouette incredibile. Possiamo mascherare magari se abbiamo un po' di ritenzione idrica oppure siamo nel periodo mestruale, che è quello più, insomma, che fa gonfiare di più il corpo. Questo è fantastico, davvero bellissimo. Quindi tutti e tre questi vestiti sono assolutamente per lei e vedo che le piacciono. Sì, contenta. Ok, allora questi li metto da parte. Adesso inizio a presentarle qualche fragranza, qualche oggetto, qualche bijou, ok? Allora, iniziamo con tre bracciali davvero unici. Allora, lei mi ha detto che le piace più di tutto diciamo, lo stile tribale, vero? Perfetto, allora le ho preso tre alternative che possono prestarsi bene allo stile. Senza però, insomma, sdrammatizzarlo troppo. Allora, questo è un bellissimo bracciale d'argento con filo di cotone e questa è semplicemente plastica. Come vede, ha questa chiusura graziosissima e questa trama produce anche un suono incantevole, a mio avviso. Questo al polso sta davvero benissimo. Ecco qui, glielo faccio vedere. Ecco qui, vede, cade un po' morbido, poi si può portare un po'. Insomma, deve rimanere morbido. Adesso lo sto tenendo così, però come vede, sulla mano sta un incanto. Ecco qui, questo è davvero grazioso. Questo invece è forse il più particolare perché è fatto da una miriade di piccoli, come posso descriverli, di piccole pietre di tutti i colori che vanno proprio a sposarsi, per esempio, meravigliosamente con quel vestito che le ho fatto vedere sui toni del blu e del viola.
Ed è molto bello perché fascia quasi tutto il polso e quindi è molto bello per esempio portato soltanto ad un braccio senza nient'altro, magari sono anelli tipo questi qui, molto molto sottili, ecco, così più o meno. Allora, le faccio vedere come si indossa. Si prende un'estremità e la si mette a livello del polso in questo modo. Dopodiché si prende questa molla e la si inizia a girare piano piano intorno al polso, facendo attenzione che non si sovrappongano i livelli. Alla fine avremo qualcosa che può essere portato sia un po' più, diciamo, a livello del polso e del dorso della mano, oppure qualcosa che possiamo far cadere morbido e diventa un ornamento bellissimo del braccio. In questo modo lo possiamo allargare, lo possiamo restringere e farlo, insomma, molto carino quando cade morbido sulla mano. Dà una sensazione appunto di curato e di etnico, ma allo stesso tempo elegante e, diciamo, sofisticato. Per toglierlo è lo stesso procedimento, si gira, facendo attenzione a non tirarlo troppo perché potrebbe appunto rompersi. Ecco qui. E questo è appunto molto originale, decorativo, sfizioso e bellissimo. Poi, sempre sul tema dell'etnico, le presento questo bracciale d'argento con un motivo, diciamo, decorativo e di delfini. Questo ricade molto bene, può essere allargato e ristretto a piacimento e va messo proprio, va a fasciare, anzi lo metto di qui, va a fasciare tutto il polso. In questo modo va incastrato e poi stretto. Questo è proprio quasi alla schiava, molto molto sfizioso, delicato, raffinato. Può essere portato con qualunque dei vestiti che le ho mostrato, tranne che con quello che vira un po' più sul dorato e sul pistacchio, però perché no, potrebbe anche abbinarsi bene. Per toglierlo semplicemente si sfila in questo modo. Per metterlo anche, si mette incastrandolo così. Per toglierlo si sfila semplicemente il braccio e poi si restringe un po' per, diciamo, fargli mantenere la forma. Anche questo è molto originale. Invece, per andare su qualcosa di un po' più elegante e sofisticato e anche un po' più prezioso, le presento questo orologio. Vado di qui. Questo orologio Dolce & Gabbana, che è più che un orologio, è un bijou. Va messa la batteria. Parte si presenta in questa bellissima confezione di cuoio, molto bella. Ecco qui, questo forse è il dettaglio un po' più raffinato. Le maglie possono essere messe e tolte e come può vedere c'è una serie di Swarovski e poi il quadrante è piccolo, con questa forma molto molto particolare. È bello e va chiuso semplicemente usando questo gancetto. Va incastrato, questo è davvero delicato, proprio da principessa. Ecco qui, si chiude in questo modo e rimane, diciamo, molto aderente al polso. Faccio vedere. Davvero prezioso. Ecco qui.
essere spostata, mossa, insomma, a suo piacimento. Ecco, qui direi che per, diciamo, i bijou da polso abbiamo finito. Finisco col presentarle una fragranza che è la nostra. L'abbiamo elaborata qui al Resort. Ed è una fragranza al muschio bianco, ma abbiamo anche una variante al gelsomino. Ve la faccio sentire. A parte la bottiglia si chiama Exotic, l'abbiamo brevettato da poco. Ve lo faccio sentire un attimo. Prendo un pezzetto di carta così piace? Grazie, sono molto contenta. Le faccio anche sentire l'odore sulla pelle, perché chiaramente è diverso. Sì, da pelle a pelle, insomma, cambia. Ecco qua. Sì, particolare, vero? Sì. Io personalmente lo trovo un odore molto affascinante. Poi i profumi sono capaci di evocare sensazioni e davvero sì, sono d'accordo, sono contenta. Si è piaciuto. Infine le presento un collier ed un diadema che proprio sono gli oggetti che non possono mancare ad un'aspirante principessa. Glielo presento con il mio manichino Phoebe e innanzitutto le faccio prima vedere questo sette di ciglia finte che può portare direttamente al truccatore, così gliele può applicare, che le renderanno, diciamo, uno sguardo un po' più drammatico, magnetico, e sono davvero belle e lunghe e si sposano con la forma dei suoi occhi. E poi, ecco qui, le presento questo magnifico collier. Sempre un po' tribale, con queste monetine che evocano la danza del ventre, evocano luoghi esotici. E questo va, diciamo, attorno al collo e lo fascia in maniera molto elegante, sui toni del verde, che è il suo colore preferito, come mi ha detto, e del dorato. Va a sposarsi perfettamente con il nero, con i toni del verde, con i toni anche del viola, perché no? E il suono prodotto da questo collier è davvero qualcosa di incredibile. Invece questo diadema è argentato, si sposa benissimo con un abito nero, per esempio. E ha questo motivo di cuori con questi brillantini che lo vanno ad impreziosire, e ha ai lati questo pettine che va a incastrarsi sui capelli e a rendere il tutto ancora più facile da indossare. Non si sposterà mai, quindi una volta che lei ha provveduto alla sua acconciatura, questo diadema resterà in posizione. Quindi spero che a tutto questo le sia piaciuto e che si sia sentita la principessa che è. Adesso, se vuole venire con me, la porto nella spa per i suoi trattamenti di bellezza. Mi faccia sapere se ha bisogno di qualcos'altro e spero che questo tour di vestiti e bijou, insomma, l'abbia fatta sentire la vera principessa. E non ne deve mai dubitare. Quindi, grazie e ci vediamo alla prossima.